Sembrava fosse una certezza. E invece non lo è più. E le cose si mettono male per Maria De Filippi. Molto male. Qualche giorno fa, sono stati presentati i palinsesti per il nuovo anno televisivo di DISCOVERY. Laura Carafoli, che si occupa della programmazione, ha confermato che la prossima edizione di Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, andrà in onda su Real Time. Ma la cosa che più aveva fatto eccitare il pubblico, era la novità della nuova stagione. Amici torna su Real Time coi casting in autunno. E proseguirà poi fino alla fine del serale. Probabilmente avremo qualche novità nella conduzione, ma siamo in attesa di sapere chi. Al sito di Davide Maggio non aveva confessato nulla di più, ma il pubblico si era già emozionato all'idea di avere un nuovo conduttore. La vera bomba che la Carafoli aveva sganciato riguardava la conduzione del Daitime. In passato al timone si erano susseguiti Stefano De Martino, Marcello Sacchetta e Paolo Chavarro. Secondo quanto da lei rivelato, quest'anno ci sarebbe dovuta essere Pamela Camassa. Dunque la cosa non era ufficiale, era solo un'indiscrezione. Poi, però, la Camassa ha postato su una foto che la ritraeva con, sullo sfondo, il logo del reality, e quello di Vodafone, da anni sponsor del talent show. Tutti hanno detto: ok, è fatta. Per la moglie di Filippo Bisciglia. Poi, sarebbe un ritorno in TV visto che si era già fatta conoscere con Selfie, Le cose cambiano, il programma, Fiasco. Condotto da Simona Ventura, ma anche con Tale e Quale Show. Punto e questa è solo l'ennesima novità di questa edizione del talent show. Come rivelato da 361 Magazine, i professori cambieranno, e saranno ridotti drasticamente. Per sapere tutte le novità, però, bisogna aspettare che inizi lo show. Ma torniamo alla Camassa. È vero che condurrà il daytime di Amici. A chiarire ogni dubbio è Pamela in persona, su Instagram. Sapete cosa ha detto la Camassa? Beh, non sappiamo che pensare, vediamo se le sue parole fanno lo stesso effetto anche a voi. La Camassa, su Instagram, ha spiegato che il selfie è incriminato, dove si vedeva sullo sfondo il logo del talent show, era stato fatto in modo casuale senza sapere dove si trovasse. Perché questa foto? In questi giorni è uscita la notizia che sarei potuta essere la nuova conduttrice del Daitime di Amici, ma non è vero. La foto incriminante è quella che ho pubblicato ieri, dove si intravede sullo sfondo il logo di Amici.
una semplicissima foto scattata nei corridoi degli studi Helios mentre stavo aspettando che Filippo finisse la registrazione di Uomini e Donne. Tutto qui, punto. A prescindere da questo, non vi nego che mi ha fatto piacere ricevere tantissimi messaggi da parte vostra di congratulazioni. Grazie. Punto. Capito. Delusi? E ora Maria che farà?